Adesso vi racconto un esperimento a proposito di UFO, anzi a proposito di UFO e di spirito, perché dopo aver ascoltato quello che diceva Balducci, che gli alieni sono da considerarsi qualcosa che sta tra l'uomo e gli angeli, quindi qualcosa tra la terra e gli esseri, le creature più invisibili, più immateriali, se vogliamo, no? Direttamente create da Dio. Quando Balducci disse questa cosa, io insieme a questo mio amico, che aveva già avuto degli avvistamenti, iniziamo a ragionare, no? A pensare, a parte che lui già lo sapeva, questa cosa qui. E lui mi diceva una cosa strana, diceva, lui già l'aveva visto 3 volte questi oggetti volanti, insomma, no? E a un certo punto lui mi diceva, dipende molto. Non è esclusivo, però diceva, dipende molto se uno, diciamo, mangia la carne. Io sinceramente ero scettico una volta ero molto scettico e come tutti i comuni mortali guardavo questo individuo e dicevo, ma che c'entra la carne? E invece no. Invece poi facemmo questo esperimento di non mangiare carne, perché lui diceva, io quando non mangio la carne, è un po' redderoniana, mi rendo conto che è un po' redderoniana questa cosa, però purtroppo è vero. Cioè, poi ve la spiego perché. Allora, praticamente se uno non mangiava la carne era più probabile che questi UFO si facevano vedere nei soliti punti dove noi li avvistavamo. Se noi, non è che se non mangiavamo carne, se mangiavamo carne non li vedevamo per niente, però vedevamo che se non mangiavamo la carne, non solo li vedevamo più spesso, ma si avvicinavano nella misura in cui noi avevamo digiunato della carne. Uno dice, e perché? Perché voi immaginate esseri più evoluti di noi, che non si nutrono quindi di carne, che il comandamento non uccidere lo seguono alla lettera, e anzi l'hanno proprio trasceso, perché, ma vai a capire se questi poi si nutrono, che se hanno un corpo più sottile, ma forse quasi quasi si nutrono delle energie, nemmeno delle sostanze, nemmeno delle piante magari si nutrono. E abbiamo fatto questo ragionamento, ma se questi sono esseri superiori, no? A noi come ci vedono? Cioè, noi ci vedranno appunto per quello che siamo, esseri che ancora devono evolvere, perché sono ancora molto legati al corpo, alla materia, in una maniera molto densa, cioè molto. Cioè, parliamoci chiaro, il nostro stato evolutivo, a meno che non facciamo un'ascesa spirituale, è più vicino al mondo animale che al mondo spirituale, no? Seguiamo una logica. Quindi, praticamente, senza voler condannare nessuno, qua non si sta facendo un discorso, ah, mo tu fai questo discorso per discriminare. No, perché l'amore universale poi accetta tutti gli esseri, non è che loro ci snobbano. Non si tratta di snobismo, si tratta di diversa frequenza d'onda, cioè di diversa appartenenza a una frequenza d'onda. Cioè, se loro appartengono, vi faccio un esempio: una formica non si rende conto dell'uomo, no? Cioè si rende conto, ma nella misura della formica, l'uomo rispetto alla formica, quanto comunica con la formica? Cioè, sicuramente una formica non può comunicare con un uomo, no? È una comunicazione. Ammetterete che questa è una comunicazione molto difficile, eppure l'uomo esiste.
Però dice, ma l'uomo non è che appare alla formica quando la formica si evolve, appare sempre. In questo caso sì, ma su diversi piani di esistenza bisogna che almeno ci sia un'affinità spirituale, diciamo. Non perché, cioè, nel senso la formica per esempio ci vede, ma anche noi vediamo gli UFO, anche che non siamo evoluti, lo dimostrano i video di gente perfettamente comune che ha filmato gli UFO. Ma il contattismo però è un'altra cosa. Quando mi disse questo, amico mio, ti giuro, veramente un'illuminazione, è vero, c'ha ragione, i contattati comunque sono persone scelte, lo vediamo, poi ci si può credere o non credere, come nei miracoli, però di fatti i contattati sono persone scelte, c'è poco da fare. E chissà perché l'hanno scelte, forse perché hanno delle caratteristiche che gli altri non hanno. C'è poco da fare, mo adesso tutti gli insulti che vi pare, però è così, cioè. E quindi praticamente noi facciamo questo esperimento e vi assicuro, non mangiando carne, gli UFO, ci capitava di vederli più spesso. Diciamo che a me piace la carne, e quindi. L'amico mio pure non è che no, lui è vegetariano, però non ci riesce. Cioè lui sa questa cosa che deve essere vegetariano, però ci riesce a periodi sì e a periodi no. I vegani non me ne vogliano, però è così. Però appunto avviene questa cosa che se lui non mangia carne, gli UFO appaiono. Come vogliamo fare? È una cosa strana, ammetto che è una cosa strana questa, però è così. Ma adesso non mi direte che qualcuno di voi si mette, che anche per caso passa a vedere sto video, si mette a non mangiare carne per vedere se vede gli UFO. Io penso che non sia bastevole. Perché poi è un mistero, perché noi a un certo punto vediamo ogni tanto questi UFO. Io lo dico, è proprio un mistero, cioè un mistero anche per me, che questo amico mio o io vediamo ogni tanto, di rado poi, no? Non è ogni tanto, vuol dire spesso, di rado vediamo queste cose nel cielo che non ci riusciamo a spiegare. L'ultimo l'abbiamo visto nel 2016, 2016-17, ed era a forma di triangolo nero. Ed era una cosa veramente eclatante perché si è abbassato molto, cioè una cosa. Ma noi non siamo contattisti, però. Assolutamente. Perché il contattista è un'altra cosa. Il contattista è uno che dice proprio di avere messaggi telepatici da queste entità. Sono proprio scelti i contattisti. Noi abbiamo un avvicinamento, ma non rientra nel contattismo, rientra in quei contatti fugaci, in quei contatti come se loro ci stessero studiando, vai a capire il perché, mica sappiamo il perché, no? Cioè, qua siamo tutto sull'onda delle ipotesi, quindi vai a capire, mistero.